Io credo che i ragazzi le esperienze le sanno cogliere, sta a noi adulti, nei fatti, a consentire la possibilità di fargli fare delle esperienze. Ciao ragazzi, bentornati a questo nuovo numero del cantiere. Dopo questa piccola pausa che abbiamo avuto appunto estiva, siamo qua oggi con due special guest d'eccezione, perché abbiamo tra di noi due psicologhe. E ora vi chiederete, come sempre, come mai qua nel cantiere due psicologhe? Glielo faccio dire ovviamente a loro. Allora, inizio col presentarmi. Io mi chiamo Xiomara e sono psicologa nel consultorio di San Pellegrino Terme. Io sono Silvia Dierico, sono anch'io una psicologa con una funzione anche di coordinamento del servizio. Perché siamo qua, no? Ti stai chiedendo. Innanzitutto, proprio brevissima presentazione del consultorio. Il consultorio familiare Priula è un consultorio familiare privato accreditato, privato perché gestito da una cooperativa sociale del territorio, cooperativa in cabino. Accreditato perché gestisce dei finanziamenti regionali e quindi le prestazioni che eroghiamo sono per lo più gratuite per la cittadinanza. Siamo qui per raccontarvi di un'esperienza molto importante di collaborazione tra il consultorio familiare Priula e l'oratorio di San Pellegrino. Nello specifico abbiamo fatto un'importante attività con gli adolescenti dell'oratorio. È, diciamo così, una collaborazione che nasce da un incontro importante con il parroco di San Pellegrino, Don Gianluca Brescianini, e con la coordinatrice del CRE, Monica Valle. Nei fatti, l'esperienza è iniziata lo scorso anno, nel 2020, alla luce un po' di una serie di considerazioni che abbiamo condiviso con Don Gianluca. Tutti noi c'è stata la consapevolezza di quanto gli adolescenti siano stati duramente colpiti da questo periodo pandemico e di quanto in qualche modo il lockdown abbia compromesso pesantemente lo svolgimento e la realizzazione di tutta una serie di compiti evolutivi dell'adolescenza. E da qui la necessità importante di poter fare squadra e di poter aprire una collaborazione tra il personale del consultorio e gli animatori del CRE. Ecco, hai annunciato appunto una parola che a noi sta molto a cuore, adolescenti. Che adolescenti hai trovato da questa esperienza che hai vissuto? Abbiamo incontrato tanti adolescenti, quindi devi capire che Roberto, questo gioco di squadra ci ha portato a incontrare e a fare e a creare dei laboratori ad hoc per gli animatori, quindi ragazzi di prima, seconda superiore, partendo da una parola chiave. Quest'anno la parola guida è stata emozioni, a partire da cui abbiamo creato in sintonia con quello che è, diciamo, lo scopo del CRE, dei giochi. Facciamoli giocare questi ragazzi e confrontiamoci sul tema delle emozioni, ma facendolo in maniera attiva. Sono stati appunto dei laboratori in cui inizialmente abbiamo incontrato questi animatori, successivamente abbiamo avuto anche una parte di osservazione, quindi in un momento successivo eravamo noi operatori, psicologi e psicopedagogisti a osservare come venivano gestiti i gruppi di interazione, insomma i giochi che gli animatori creano per i ragazzi, per i bambini. Questo perché da una parte ci piaceva dare uno spazio all'interno del CRE ai ragazzi, quindi agli animatori, e dall'altro anche poter essere un punto di riferimento in eventuali dinamiche, magari o difficoltà che si possono creare e che vedono i ragazzi giovani, insomma, nell'interazione con i più piccoli. Hai appunto parlato di queste esperienze che hanno fatto gli adolescenti. Ti chiedo un particolare, un qualcosa che ti ha colpito di questi adolescenti. Allora, mi è piaciuto, diciamo, la pluralità di adolescenti che abbiamo incontrato, nel senso che se io dovessi farti una fotografia è un po' difficile dare una sola visione di adolescente, ce ne sono tanti, alcuni che arrivano più pronti a questa esperienza, quindi molto più aperti, molto più aperti anche alla possibilità di farsi conoscere, di conoscere nuovi ragazzi. E poi abbiamo invece incontrato anche dei ragazzi che arrivano un po' più, come dire, in una posizione di osservazione, si mettono lì con curiosità ad osservare che cosa fanno gli altri. E quindi tanti adolescenti, possiamo dire, sicuramente tutti uniti dal desiderio di fare esperienza in un contesto che è un contesto ludico, comunque, con la voglia di mettersi un po' in gioco, un po' di imparare anche facendo. Oggi da un adolescente è difficile sentirsi dire è bello per noi essere qui. E il CRE sembra appunto capovolgere un po' queste carte. Xiomara, hai detto prima la parola soggetto
osservativo. Che valore ha un'esperienza del genere nella crescita poi di un ragazzo che si trova poi magari addirittura da posizione osservativa in una posizione appunto attiva, quindi partecipe? Allora, quello che noi notiamo è che a volte questi ragazzi che si mettono in una posizione appunto di osservazione, ma è un'osservazione curiosa, crede da questo punto di vista offre la possibilità di sperimentarsi in un contesto in cui si impara facendo, no? Quindi il ruolo che possono avere le sfide, confrontarsi con degli adulti che non sono i genitori, ma anche il fatto di prendersi delle responsabilità, essendosi loro a loro volta ritrovati magari anni prima ad essere loro i piccoli. Ecco, è detto fare, mi viene anche però a pensare un po' il contrario, che ruolo invece potrebbe avere un momento di riflessione, di analisi, quindi magari di staccare un attimino da quello che sto facendo per rileggermi meglio. Allora, questo è un altro punto chiave di questa collaborazione, nel senso che se da una parte noi arriviamo lì con l'idea del fare, dall'altro cerchiamo di dare un significato a questo fare, no? Cioè che senso ha il fare per noi? E quindi questo spesso ci porta magari alla fine delle attività con i ragazzi a porci delle domande. Intanto, come siete stati in questo lavoro di gruppo insieme? Come vi siete trovati gli uni con gli altri? E poi che cosa vi portate a casa? Quindi questo momento, che significa fermarsi e dare un significato a quello che abbiamo fatto insieme. Il CRE è un evento che attendiamo ogni anno, crea appunto un'atmosfera che vorremmo vivere in ogni momento. Guarda Roberto, io ti confermo che mai come quest'anno ho avuto la percezione che il CRE sia stato un evento molto molto atteso da parte degli animatori adolescenti. Se tu mi dici così, Silvia, mi viene anche da dire come posso io allora, siccome c'è questa attesa che poi la vivo e mi sperimenta ancora più gioia, come faccio io a portare questi sentimenti, queste emozioni appunto anche durante l'anno? Ma innanzitutto mi viene da dire che è un'esperienza che crea dei buoni ricordi e quindi crea questa funzione di costruzione di ricordi. E poi è un'esperienza importante di relazione, come abbiamo detto, e di incontro significativo di indubbio valore. E credo che su questo dobbiamo avere fiducia nel fatto che i ragazzi ci sono e ci stanno bene nelle cose. Io credo che i ragazzi le esperienze le sanno cogliere. Sta a noi adulti, nei fatti, a consentire la possibilità di fargli fare delle esperienze e restituirgli soprattutto una dimensione di capacità e di valore, perché questa cosa non sempre purtroppo accade. E soprattutto mi viene da dire che è arrivato il tempo di restituire futuro e speranza ai ragazzi, e questo credo che sia fondamentale. Mi dici future speranze, io mi viene in mente anche relazioni e rapporti. C'è un qualche consiglio che potete dare appunto per costruire un rapporto durante l'anno? Allora, il consiglio che io mi sento di dare è un po' portarsi quella che è stata l'esperienza passata e un po' avvicinarsi anche con curiosità all'altro, che significa, diciamo, avere delle lenti che sono disposte ad accogliere l'altro. A volte questo non sempre ci richiede di essere preparati o di fare qualcosa nello specifico, ma di lasciarci andare. Grazie mille per le risposte che ci avete dato. Ringrazio appunto i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando e ci stanno anche vedendo. Vi ricordo che appunto trovate tutte le puntate di Il Cantiere sotto in link, se volete andare a vedere anche le scorse puntate, e ci vediamo alla prossima. Grazie mille, grazie, Xiomara. E grazie a voi di cuore, grazie. Ciao. Ciao.